ha preso il via dalla provincia di Teramo il progetto Abruzzo in Salute, finanziato dalla regione con un investimento complessivo di 5 milioni di euro in 3 anni, volto a portare ambulatori mobili e servizi sanitari di prossimità direttamente nei comuni abruzzesi più distanti dai principali nuclei urbani, dove sono concentrati i punti di erogazione dell'assistenza. Nell'arco dei 3 anni saranno raggiunti tutti e 47 i comuni della provincia di Teramo e ora si è partiti con la prima tranche che ha preso il via oggi nel comune montano di Valle Castellana. Abbiamo avuto molta adesione in questa giornata e sono molte persone che avevano loro voglia di fare prevenzione e quindi riusciamo, cerchiamo di accontentarle facendo le visite previste a bordo. Gli abitanti di Valle Castellana e di Rocca Santa Maria hanno potuto eseguire gratuitamente e senza impegnativa una serie di prestazioni sanitarie volte in particolare alla prevenzione dei tumori. Pappa test, HPV, mammografia, visita elettrocardiologica e spirometria. Parola d'ordine, prevenzione. Sì, assolutamente sì, la prima parola. Oggi siamo in ottobre, che è il mese della prevenzione, quindi siamo proprio qui apposta per poter soddisfare tutte le richieste. Il poliambulatorio mobile attrezzato con diversi ambulatori, sale di attesa, servizi igienici e attrezzature diagnostiche di ultima generazione. Un modo per avvicinare la sanità ai cittadini che vivono nei piccoli comuni. Sì, ogni cittadino di questo comune in particolare avrebbe dovuto fare chilometri di montagna e strade di montagna, e quindi prima di poter arrivare in ospedale sarebbe stato veramente difficile proprio fare prevenzione. Invece così è un modo per avvicinare la pubblica amministrazione al cittadino, in particolare l'azienda sanitaria. Inizia la ASL Teramo per poi seguire tutte le altre ASL della regione Abruzzo. Il progetto complessivamente coinvolgerà a livello regionale oltre 200 comuni ed è realizzato utilizzando i fondi del PNRR, un'iniziativa che ha anche l'obiettivo di aiutare a tagliare le liste di attesa e attivare screening mirati a prevenire le malattie.